Da persino Maria Giovanna Maglia, sto Green Pass, che fino a ieri era molto critica. Beh, diciamo che oggi lo sono un po' di più, visto che si è compiuta il fatto si è compiuto. Non mi delude mai la maglia. No, non ti deludo, tranquilla Mirta. Diciamo che lo sono un po' di più. E oggi non ti voglio parlare della libertà, perché sarebbe troppo facile per me dirti che un governo di tecnici, un governo d'emergenza, si sta prendendo dei poteri inusitati. È sotto gli occhi di tutti. Brunetta dice che siamo all'avanguardia. In Corea del Nord saranno morendo di invidia. No, ma pure Fauci dice che siamo i più bravi, però Maria Giovanna, non semplificare. Fauci ne ha azzeccata una. Fauci dall'inizio, l'America sta messa bene secondo te? No, l'America sta messa malissimo perché c'è una politica ondivaga. Ma io oggi non voglio parlare di libertà. Voglio dire tre cose, solo tre, sul fatto che, perché tanto è evidente che ce l'hanno tolta la libertà. Quello che voglio dire è che si fa finta che il tampone non sia superiore a un Green Pass da vaccino, perché un Green Pass da vaccino può essere vecchio addirittura 12 mesi e un tampone a 48 ore e non di più. Si continua a cercare di salassare le persone col costo del tampone, perché questo è un modo punitivo e mai un governo dovrebbe essere punitivo, mai uno Stato dovrebbe essere punitivo. Ci si ostina, anche tu e Federico Geremica, l'ultima volta che ho avuto il piacere di discutere con voi, mi avete liquidato sulla questione delle medicine. Leggo che ne stanno arrivando 7 tipi. Perché allora si fa finta che siano roba da stregoni? Perché non si capisce che l'unica strada futura non sarà il vaccino alla quarta, quinta, sesta dose, ma saranno le terapie? Allora, ora ci arriviamo, Maria Giovanna, perché ci sono svariate obiezioni a questi tuoi tre statement, però vedo che è già pronta Alessandra Moretti.